Secondo uno studio condotto dalla Radboud University di Nijmegen in Olanda e pubblicato dalla rivista Nature Communications, nella corteccia visiva sono stati individuati i cosiddetti neuroni Nostradamus. Sono neuroni decisamente particolari perché ritenuti in grado di anticipare eventi futuri semplicemente basandosi sulle esperienze del passato. Per farlo, il cervello elabora informazioni provenienti dagli occhi, informazioni che consentono non solo di rappresentare la posizione attuale di uno stimolo, bensì anche la sua traiettoria. Ciò prova che ci creiamo delle aspettative circa gli eventi considerati come imminenti, perciò la nostra corteccia visiva può completare una sequenza di eventi anche disponendo solo di input parziali. Gli esperti ritengono che si tratti di un processo automatico e indipendente dalla nostra attenzione. Giovedì prossimo alle ore 21 presso l'auditorium della Camera di Commercio di Cremona si esibirà il famoso violista Michael Kugel, accompagnato dalla pianista Anastasia Safonova in un concerto per il grande maestro Rostropovich. L'iniziativa si colloca nell'anteprima della rassegna Cremona Summer Festival promossa dalla Camera di Commercio assieme all'Istituto di Studi Musicali Claudio Monteverdi, col patrocinio e la collaborazione di Regione Lombardia, dei comuni di Cremona e Crema, del consorzio Liutai Antonio Stradivari di Cremona e della Cremona International Music Academy. La manifestazione è inserita nel progetto Masterclass con oltre 1800 persone tra studenti, insegnanti e accompagnatori di tutto il mondo. Venerdì prossimo a partire dalle ore 20, ultimo concerto di musica al largo ad esibirsi a The Swing Machine, un gruppo composto da Sandro Gibellini alla chitarra, Martino De Francesco al basso e Francesco Casale alla batteria. L'appuntamento ovviamente per tutti in Largo Boccaccino a Cremona.